Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se no, e lasciate l'hashtag TG Bro Stars con sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro Discord, passate alla nostra pagina di Twitch e andiamo avanti con le notizie di oggi. Andiamo intanto a fare le congratulazioni ai PSG Esports che sono diventati i campioni mondiali di Brawl Stars. L'avete visto ragazzi le partite dei mondiali di quest'anno? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Allora intanto sotto sono taggati anche tutti i partecipanti della squadra dei PSG Esports che hanno vinto, quindi congratulazioni ancora. Partiamo subito con un bel lavoretto fatto da Miki, giustamente ci porta Energetic e se andate sulla sua pagina ufficiale di Twitter trovate tutte le versioni, sia senza occhiali sia senza spada, quindi con tutte le trasformazioni. Allora, questa è una cosa molto simpatica, un bug, quello che penso dovrebbe dire la stagione 3 e la stagione 4. In pratica si sono dimenticati, come dice Frank anche in un altro post, di aggiornare il testo della fine quest, quindi delle fine missioni della season, che giustamente dovremo aspettare l'inizio della nuova per avere quelle nuove. In pratica non hanno cambiato la scritta 2 e 3, dovevano mettere la 3 e 4. Terry30 ci condivide un lavoro fantastico fatto da lui, giustamente, che dice benvenuto inverno, perché in pratica questa è la rappresentazione dello Snowtel, anche perché ormai sta per iniziare il pass nuovo dove troveremo il nuovo Louie, il personaggio che va a completare il trio dello Snowtel. Fantastico come sono stati rappresentati, molto contenti e molto felici, e giustamente il nostro Mr. P con la sua skin stupenda da agent. Frank fa un GG ai PSG Esports per il passaggio giustamente alle finali. Nella partita che hanno fatto per arrivare alle finali contro gli SK Gaming hanno potuto vedere una latenza veramente interessante. PSG era 50-75, gli SK Gaming era più di 150, quindi avevano un'enorme difficoltà nel fare le partite. Giustamente poteva mancare la versione italiana del bug, ma è bug perché dice delle stagioni 2 e 3, quindi Bibi ci ha condiviso la schermata in italiano dello stesso bug. Chiaro dice, ok abbiamo capito, ma non ha senso avere le finali in queste circostanze, effettivamente da distanza con problemi importanti di lag, non erano molto spesso delle partite alla pari, anche se alcune sono state dominanti proprio per la squadra in sé. Non è giusto, dice, nemmeno divertente da guardare, i giocatori si sono preparati tutto l'anno per questo e non possono nemmeno giocare dritto. Letteralmente nessuna possibilità, scusate ma potrei anche averlo cancellato. Frank dice, non credo che i giocatori siano d'accordo con il tuo sentimento, ogni squadra ha portato a casa almeno 100.000 dollari di montepremi con una distribuzione appiattita a causa delle circostanze, nonostante le circostanze abbiamo avuto delle grandi partite. Effettivamente per chi ha visto le partite del mondiale ci sono state partite che anche con la latenza hanno fatto comunque dei capolavori. E comunque, come dice bene Frank, il premio è stato spartito con almeno 100 dollari a squadra appunto per questa situazione, sapendo che c'era la latenza è stato appunto diviso in montepremi in questa maniera per soddisfare tutti. Vi invito a passare dalla pagina ufficiale di Twitter di Frenchy Artist perché sta facendo dei cortometraggi e animazioni molto carine su base Supercell e Brawl Stars, molto simpatici. Questo è uno di quelli, quindi andatelo a vedere. Questo ragazzo dice a Frank, indipendentemente da ciò che dicono i professionisti, come giocatore posso sicuramente dire che il map maker è la cosa più divertente che è arrivata a Brawl Stars, che può essere apprezzata da tutti. Congratulazioni e grazie per questo. Effettivamente concordo con lui perché sono divertenti anche se le mappe delle volte è impossibile capitare con roba a caso. Frank dice, grazie uomo, dai numeri è molto chiaro che vi diverte, assolutamente ragazzi, infatti era come per l'altro gioco Fortnite, come sapete il momento più divertente è stato quando hanno dato la possibilità di modificare, di creare eventi e mappe e cose strane da soli. In questo caso Brawl Stars ha fatto una cosa molto simile, ha creato un map maker e le persone si creano minigiochi, eventi, gare di corsa, gare a schivata delle torrette, oppure tranquillamente le mappe quelle lì per la partecipazione all'interno degli eventi. Vi invito a passare sopra la nostra pagina di Twitter dove Mamoon ha condiviso appunto la creazione di questo stupendo trofeo che sarebbe quello poi dopo rappresentato per i mondiali. Quindi fatto tutto penso in cartone e carta, molto carino, effettivamente fatto molto bene. Mamoon, se l'hai fatto tu mi congratulo tantissimo.
Kerem si chiede come fanno a calcolare il danno totale dato in un set. Quello lì che si è visto durante i mondiali, che dice effettivamente quanti danni totali sono stati fatti da quella squadra. Sebbene i giocatori stiano dando migliaia di danni in breve lasso di tempo. Frank spiega che come per ogni gioco, specialmente nelle situazioni di tornei e simili, hanno un'API, ok, un'interfaccia personale in esecuzione in background, che tiene traccia di tutte le statistiche. Quindi loro sanno qualsiasi cosa successa durante quelle partite all'interno del torneo. Lil Nicky continua i suoi bellissimi lavoretti e ha fatto un pochino di skin diversa. Andate a vedere direttamente su Twitter sulla sua pagina, perché sta continuando a fare dei bei lavoretti e ormai è più conosciuto di me addirittura. Bella Lil Nicky. Mr. Gamis dice: in un certo senso penso che avrei preferito un rinvio, perché forse sarebbe stato meglio. Forse a un certo punto era sul tavolo e c'era un motivo per andare avanti quest'anno, ma mi sarebbe piaciuto eliminare completamente l'opportunità di parlare e riempire il mio feed. Ok, molto interessante, parla sempre di questa situazione del torneo mondiale e il fatto che forse era il caso di rimandarla perché è stata un pochino non equilibrata, anche da vedere. Frank dice: il motivo numero uno è per cui posticipare non aveva senso ai nostri occhi. Nessuno sa quando torneremo alla normalità, quindi potrebbe essere che mancherà ancora un altro anno prima che potremmo avere la normalità di vederci all'interno di uno studio e di poter fare cose interessanti. Alcuni veri esperti sull'argomento dicono Q3, Q4 del 2021, quindi effettivamente quadrimestre del 2021 stiamo aspettando mo. Alcuni dicono dopo, altri mai, quindi effettivamente non si può fermare un torneo mondiale che potrebbe essere uno dei tanti, perché ancora non torneremo alla normalità. HBS, un altro dei nostri grossi colleghi, dice: penso che sia bello ricevere di tanto in tanto mappe nuove e uniche come queste, manterrà sempre il gioco fresco. Non sto odiando, sto spingendo trofei e questa mappa non è sicura per spingere trofei effettivamente, quindi sono arrabbiato di non poterla giocare. Allora, questa Treteire, che poi ha sbagliato pure a scrivere Tiar, l'hanno detto in tanti, poverino, mi dispiace per la persona che ha messo il titolo in questa maniera, perché se lo cambia magari gli si leva anche dalle possibilità di essere giocata. Una mappa molto interessante, voi l'avete provata, è una delle vincitrici della giornata appunto di Bounty, di ricercati. Cosa ne pensate di questa mappa? Rebecca ci ricorda che nella prima giornata, giustamente, delle finali mondiali, Gigi e Ferre erano secondi in trending nella sezione gaming di YouTube. Bravi ragazzi, effettivamente erano tantissimo seguiti, infatti l'ho seguiti anch'io per una buona porzione del tempo, e Frank giustamente dice: davvero sorprendente. Frank ci ricorda che manca solo un'ora appunto alla season 4, quindi alla nuova Snowtell e quindi anche al nuovo pass. Il suo programma è questo, quello di acquistare il pass più livelli extra, gemmare fino a livello 30 e giustamente mandare Low, il nuovo brawler, 500, e Low può lasciare le scatole solo per aver raggiunto il livello 30. Quindi ragazzi, una cosa importante: appena si apre il pass, ricordatevi di non mettervi ad aprire casse inutilmente, perché non potrete trovare Low prima di aver raggiunto il livello 30 del nuovo pass. Mi raccomando. Amutan si chiede e chiede a Frank dov'è il gadget per Colt e 8-bit, quindi gli altri due gadget che mancano. Frank ci ricorda che sarà giustamente questa settimana, venerdì. Quindi questo venerdì, ragazzi, avremo i nuovi gadget di Colt e 8-bit. Questo, ragazzi, è un bellissimo art, una bellissima art di Brawl Stars fatta da Mika, una rappresentazione della Shelly stile molto pop-up. Ci piace sinceramente lo stile, specialmente gli occhioni pieni di luce, ci piace parecchio. Server dice a Frank: domanda casuale, con il pin che ottieni guardando lo streaming devi solo entrare nello stream dal gioco e guardarlo o c'è qualcos'altro che dobbiamo fare? No, questo è tutto. Allora ragazzi, come funziona? Ve lo ricordo per tutti quelli che hanno visto e magari sono preoccupati: l'importante è essere entrati a vedere le partite del mondiale, non dovete aver partecipato per tutta la durata, potete essere entrati anche soltanto per dare un'occhiata a 10 minuti, l'importante è che siete entrati. Prima di salutarci vi lascio un giveaway, ragazzi. Elea sta facendo un giveaway su Twitter, dove appunto due fortunati vincitori avranno via PayPal i soldi per comprare il nuovo Brawl Pass. E per partecipare bisogna seguire questa Elea, seguire Team Lazar, taggare due persone, giustamente retweetare, quindi condividere di nuovo il tweet con altri, e giustamente lasciare un cuoricino, un mi piace. Giustamente finisce il 25/11 alle 22 est, quindi avete ancora un paio di giorni di tempo, e ci auguro anche buona fortuna.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Bro Stars, ragazzi, spero vi sia piaciuta, sto continuando a portarli anche se si sono abbassati di parecchio, mi scuso se ogni tanto salto qualche puntata, ma dovete capire che comunque con il lavoro è ancora un po' improbabile e difficile portare i contenuti. Sto cercando di mantenere un ritmo, spero che vi sia di gradimento, ragazzi. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, passare da Twitch, passare dalla nostra pagina Discord e ci vediamo nel prossimo video.